La ex cartiera è stata acquisita ed è prossima alla rigenerazione. Una bella notizia per Vedano e dintorni. È stato individuato un nuovo operatore economico che si è aggiudicato il bando d'asta del 27 di marzo del 2024, che abbiamo già incontrato come comune, che ha la volontà di attivare subito un progetto di riqualificazione e di recupero dell'area. Per i residenti, la prima buona nuova riguarda i rischi ambientali. I 22.000 metri quadri di amianto verranno dismessi, messi in sicurezza, così come il sito industriale verrà completamente bonificato. Dopodiché si guarda al rilancio e alle opportunità che lì potranno concretizzarsi. E poi l'attivazione di un progetto di recupero che prevederà una destinazione prevalentemente a terziario servizi, in cui non ci sarà la parte commerciale, ma che chiaramente darà la possibilità a una fetta importante del territorio di vedere recuperata l'area, al contempo di rilanciare anche l'economia del territorio con un progetto che porterà in dote posti di lavoro. Ad acquisire l'area, la società veneta Parolini, che l'ha conquistata a seguito di un'asta partita da 7 milioni di euro e chiusa a 1 milione e mezzo. Si tratta di un'azienda specializzata, il cui intervento estenderà l'effetto rigenerante ai comuni limitrofi. Avere un'impresa, un'azienda come la Parolini che si vuole impegnare in modo serio, in modo anche rapido, a realizzare una riqualificazione dell'area, a ridare una dignità da un punto di vista anche operativo a quest'area che è sempre stata dedicata al lavoro negli ultimi decenni, è una cosa molto importante per tutto il territorio.